Eccoci qua tornati su Ao Oni. Vediamo. Possiamo spingere soggetto nella speranza di non essere uccisi mortalmente. Lol, uccisi mortalmente, che vuol dire? Proviamo. Non si sa mai. La prima cosa che mi viene in mente piuttosto è buttarlo giù. Ok, ho sbagliato. Solo provassi a spingere. Vediamo. Forse di qua. Funziona. Sì, funziona. C'era una corda. Torniamo di nuovo allo stesso punto di prima. There must be a way. Una bambola con un occhio rosso. Un braccio verso l'altro, l'altra. Gli unici movimenti possibili sono questi. Tipo. Questo, ma alla fine porta tutto uguale. Il pulsante B non serve a niente. Sa bullshit. Questi sono gli unici movimenti possibili. Come caspita dovrei fare? Qua c'è un cappio appeso nel bel mezzo della stanza che non si sa cosa bisogna farsene. Magari devo perlustrare un po' meglio. Sperando di non incappare di nuovo in quel coso. Esce dal camino, dai. Inseguimi pure per tutta la casa, tanto ormai so come metterti a giro, quindi puoi sorprendermi la prima volta, ma poi basta. Non c'è un modo per diminuire il suono. Mamma mia, c'è questo suono di fondo che mi sono accorto dalle registrazioni che è veramente, veramente fastidioso. Allora, cazzo, ho controllato le istruzioni, non c'è proprio modo per ridurre questo rumore. Strano. Non c'è niente. Bene, quindi era un modo per fregarmi in un modo o nell'altro. Abbiamo capito che per il momento la parte di gioco si sta svolgendo in questa casa, sottospecie di casa.
farne qualcosa di queste bambole, non so ancora cosa. Proviamo a appoggiarla di qua. Ti prego, niente oni stupratori. Ho capito. Secondo me posso prendere la bambola con il braccio in alto. Ma questa è l'unica che posso prendere. È proprio strano. Davvero non ho la più pallida idea di cosa fare. Anche perché, cioè, gli unici movimenti che sono possibili sono solo questi. Impicchiamo la bambola. No. Non ho la più pallida idea. Oh, c'era una porta qui. Una lampadina. Spero sia una zona abbastanza sicura dove salvare. Ragazzi, non ho proprio idea di cosa fare. Di qui? Magari. Forse non è il posto giusto dove mettere la salvia. Proviamo altrove. Sopra le scale non me lo fa portare. L'unico posto dove resta spingerlo da qua. Oh! Una pietra blu. Yeah! So not. Fatemi pensare. Alla bambola manca un occhio. Ecco qua. Ora forse dovremo andare per di qui. Mettere la bambola. No. Ancora bloccato. Incredibile. Ok. Proviamo ad accendere il camino. Then... Ok, ragazzi. Vediamo un po'. Non ho più indizi su cosa fare. Non so più cosa fare. Ah, forse questa la dobbiamo spingere. Buttiamo la bambola nel fuoco. Ah! Funzionato. Oh. That worked. No, 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 no. Ti odio. Maledetto. Ti odio profondamente. Con tutto il cuore. Nato. No, non è neanche da qui. Ho capito cosa fare. Probabilmente devo tornare qui e quindi devo mettere nell'occhio di qualche bambola, credo, questi pezzi. Proveremo a caso, rigorosamente. Salvo nel secondo slot in caso mi uscisse un Oni tipo in un millesimo di secondo. Ok, ora... Ok, dobbiamo andare a
piano di sopra. Il coso lì è uscito già da qui. In caso ci fosse, sarebbe vivo. Si spera almeno. Bruciamo la bambola. E poi alla buona di Dio per cercare di capire cosa fare. Un attimo uno starnuto. Oddio. Mi era quasi uscito uno starnuto del tipo che ti fa uscire gli occhi fuori dalle orbite o cose del genere. Vediamo un po'. Speriamo che non arrivi nessun Oni. Magari... Ah, eccola! Quella senza occhi. Eccoti qua. Found you! Ottimo, trovato la testa della bambola. Un colpo di fortuna dopo un altro. Senza testa. Ho paura. Molta, molta paura. Ma... In un secondo? Cioè... Cioè, era un... Vabbè. Lasciamo perdere. Strano, davvero strano, cioè in un secondo è venuto qui e si è impiccato, cioè è morto in due secondi. Vabbè. Sono rimasto solo praticamente. Perfetto. E il resto di loro diventerà uno di quei cosi, probabilmente. Speriamo che almeno, cioè, la trasformazione in Oni valga soltanto... Ok. Bene. Enigma geniale, non so la combinazione. No ragazzi, non so davvero per il momento come continuare, quindi penso che questo episodio per ora lo finisco qui, magari cercherò di capire come si fa. Bene ragazzi, noi ci vediamo nella prossima puntata, scusate se questo episodio è stato un po' breve e... Ricordatevi sempre di mettere mi piace, di lasciare un commento e di farmi sapere comunque se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo nella prossima puntata di Aoni. Ciao a tutti.